Ciao ragazzi e bentornati alla parte numero 13 di Dragon Ball Z Legacy of Goku 2. Allora ragazzi, in questa parte qua andiamo alla Capsule Corporation a vedere che fanno Bulma e suo padre. Anzi no, già lo sappiamo, va. Poiché l'androide 16 ci ha chiesto disperatamente aiuto, in quanto adesso se l'è perfetto grazie a Vegeta, che ha fatto la mega cazzata del secolo. E infatti adesso sono qua che lo stanno esaminando. E l'unica cosa che hanno, diciamo, accertato è che C16 effettivamente è stato programmato male dal Dottor Gelo. Cioè che non gli è riuscito molto bene, perché doveva essere, diciamo, come si dice, programmato per uccidere Goku, però l'unico che ha provato ad ammazzare è stato Cell, senza risultato. Non ha mai tentato di ucciderlo, e per di più è un naturalista. Ok, intanto Gohan può usare la Kamehameha e può diventare Super Saiyan. Bene, mi piace questa roba qua. Ci divertiremo, mi dicono. Ok, qua ci dicono praticamente che il drago che costruirà Dende, il nuovo supremo, potrà semplicemente fare esaudire solo 2 desideri e non 3, perché se no Junior dice che si indebolirebbe troppo. Ok, popo al modello del drago. E adesso le sfere del drago non sono più in pietra, ma sono di nuovo raccoglibili. Ovviamente bisogna andare a cercarle con un nuovo scouter, ma non sarà quello che andremo a fare in questa parte qua, perché io voglio andare a come si dice, a recuperare i namecciani rimasti. Allora, ce ne mancano, mi sembra, 5 forse, e con questo che ho salvato adesso ne rimangono addirittura 4 da salvare. Allora, il primo dovrebbe essere qua. Vediamo un po' di andare a cercarlo. E uso Goku semplicemente perché è sulla porta che deve sbloccare. La barriera da distruggere è la sua. Sì. Adesso vedrete, raga. 35. Noi siamo a livello giusto. Attivando questo interruttore, il ponte si genererà. Ed ecco qua. Voilà. Ponte pronto per essere attraversato. No. Vabbè, colpo fallito. Ti pareva. Tu crepi? Grazie. Anche tu. E Namecciano riportato in vita. Che cazzo dico? Riportato in salvo. Aspetta, sta tigre qua mi sembra che dà tanti punti esperienza, eh. Non è neanche viola, è addirittura rossa. Quindi tu... vedi, dai un bel po' di esperienza. Sì, c'avevo ragione. È ancora più forte di quella viola. Vabbè. Adesso che abbiamo fatto qua, il prossimo namecciano dovrebbe essere a West City. Effettivamente potrei anche rimanere là, ma il filmato ci ha spostato sull'osservatorio di Dio, quindi capite bene qual era il problema. No, non Ginger Town, West City proprio. Adesso però
Ragazzi, scusatemi un attimo, dovrò trovare il giusto posto. Visto che questa city è un pochino, ma dico un pochino, grande. Non mi pare sia questo, eh. Provo ad andare un attimino di qui. Proviamoci. Appartamenti C di West City in costruzione. Allora dovrebbe essere qua, eh. Appartamenti B di West City. Cosa vuol dire questa roba qua? Ah no, è vero, posso andare solo in questo. Sì, 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 è vero. Ah, la chiave per gli appartamenti B e quella per gli appartamenti C non ce l'ho, è vero. Scusate, me ne sono dimenticato. Capsula della resistenza più 3. Ok. Capsula della forza più 3. E una capsula d'oro. Ok. Ma io cercavo il namecciano. Ok, vabbè. E possiamo andare... Dove si troverà, eh? Oh, ciccio. Attenzione però, eh. Allora, vediamo un po'. Vorrei andare a trovarlo. No, neanche qua. Cazzo, raga. Ma questa city non potevano farla un po' più piccola? E questo? No, decisamente non ci siamo, raga, eh. Ma dai, prima l'ho trovata off camera. E questo? Fammi vedere, forse lo... Ah, forse è questo. Ok, 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 forse è questo, eh. Casa del sindaco. Chiavi di accesso agli appartamenti B di West City. Cioè, così andiamo a rubare al sindaco. Ma sì, mi pare giusto. E un altro. Ne abbiamo trovati 3. Mi sa che me ne rimane uno, eh. No, 2 ne rimangono, mi sembra. Forse. Allora, fatto questo, devo trovare gli altri appartamenti, no? E il C, che non si sa cosa contiene, però va bene. Allora, andiamo qua. Signore, mi faccia passare. Grazie. Molto gentile. Qui niente. Vediamo un po' qua. Sì, c'è un altro namecciano, vedete? Ok. Adesso ne rimane uno solo, mi pare. Beh, basta vederlo se ne rimane uno solo, eh. Scusate, eh. Missioni. Eh no, è ancora marrone, la stella. Non ho capito che vuol dire marrone, però vabbè. In ogni caso, l'appartamento C a me non interessa, perché se non c'ha il namecciano che ci interessa, cioè se non ha niente di interessante dentro... Allora io proseguirei... Per dove? Forse c'è un posto che dovrei andare a trovare dalle parti dove vive Goku. Forse ce n'è uno lì, ma ci vuole Vegeta, credo. Sì, penso ci voglia Vegeta da quelle parti. Eccolo qua.
salvo intanto e poi Vegeta. Ok ragazzi, allora, dopo un primo fail ho capito dove andare. Allora, inizialmente andiamo di qui. Poi teniamoci sulla sinistra. Ok. Qua. Bene, perfetto. Adesso abbiamo questa capsula qua della resistenza più 1, va bene. E fin lì tutto ok. Tutto a posto, tutto regolare. Ok, questo qua è morto. Allora, però voi dovete morire comunque. Oi, però i missili mi state a... Oh. Ma aspetta, cosa ho preso ragazzi? Scusatemi, eh. Cos'era quello? Un pescione? Spuntino preferito di Karin. E a me che mi frega. Mi darà vita? Boh, chissà. Ok. Nel dubbio l'ho raccolto. Ole. Muori. Muori, 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 grazie. Prego. Allora, poi... Qua. Oh, vediamo un po'. Allora, i furbetti, ragazzi, dovete sapere però che hanno anche una capsula d'oro da queste parti. Vedi sto qua? Lo vedi sto qua? Il furbetto pensava che io non la trovassi. Invece te la frego, nel caso fosse tua. E se non lo era, comunque me la frego. Allora, ok. Perfetto. Sì, ma i ninja devono ancora morire. Per favore, potete farlo? Senza discussioni? Ok. Dai che c'è il 92, forse a tempo perso vorrebbe anche mangiare. Però se non fa da mangiare, non può mangiare. Visto che sapete com'è, no ragazzi? Se no si crepa di fame. No, beh, metti che per una sera no, però... c'ho fame lo stesso. Allora, grazie. Robottino, sei stato molto d'aiuto. Sento che sono vicino al Namecciano. Mi sento vicino al Namecciano. Oi, basta. Che palle sti qua, oh. Che odiosi che siete. Madonna, anche... No, 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 no. Anche l'ambulanza dicevo deve passare poi. Ok, vedete qua? Ecco, l'ultimo Namecciano. Eccolo qui. Sapete dove era la casa di Goku? Ci ha salvato dalle grinfie di Frieza e volevo ringraziarlo personalmente. Non avevo idea che tutti gli altri fossero andati su una buona mecca. Non adesso, non sono andati adesso. Però vabbè, fa uguale. Giusto, fa uguale? Un po' di cibo che fa bene e soprattutto mi aiuta a non morire per colpa di questi stronzi, vedete? Grazie. Ho anche un po' di energia, non solo di salute, va.
fa male, anzi fa bene, basta. Che poi a pensarci bene, ragazzi, non so voi, ma questi qua mi sembrano dei Magnemite. Solo che non diventano poi tre unità appiccicate questi qui. Però me li ricordano un pochettino. Il fatto che mandano delle piccole scosse. Ecco, giusto una cavolata del giorno, volevo dire. Oh, basta però, Che è sta storia? Forse mi ha rotto leggermente le balle, mi dicevano, Vieni qua, vieni qua. Ti prendo pugni. Ok. Voglio giusto vedere che c'è di qua, poi me ne vado, Altri ninja. Potevo fare un nuovo livello, ma... Oh, che cazzo però, Hai rotto leggermente... Grazie, madonna. Sei troppo troppo generoso, volevo dire. Sei troppo... gentile, vabbè. Quello lì. Aiuto! Eccolo che per poco non si ammazza da solo. Dai, dai. Dammi un altro livello. A stronzo. No, ragazzi, io... Ci devo stare più attento a queste cose, però... lo so che faccio arcuato, ragazzi. Non essendo di Roma, però vabbè. Neanche la soddisfazione di livellare, dai. Vabbè. Allora, anche lei se ne può andare a quel paese, grazie. Oh, oh. No, ma aggiungete neppure altri 40.000, no? Non lo so. Guarda, li hanno paura da soli a fronteggiare Vegeta. I cagasotto mi attaccano in gruppo, vedi lì. Perché hanno paura, se no, da soli, di non farcela. Anche lui, il vigliacco di turno, guardalo. Sì, ma magari... Oi, allora... Guarda che muori anche tu, però, Grazie, livello 37. Ma quanto tutti i BB? Ah, te che mi hai fatto fare livello 37? E nulla, ragazzi. Abbiamo finito la nostra quest. Possiamo andare a... No, a riferirlo a nessuno, vabbè. Perché dopo di quella ci sarebbe Kohler, ma non siamo abbastanza forti. Per almeno la fase 1 è stata fatta. La fase 2 sarà annientare il fratellino o il fratellone di Frieza. E nulla, ragazzi. Io salvo qua con Vegeta e ci si vede alla parte numero 14. Anzi no, non salvo qua neanche, guarda. Vado direttamente a Ginger Town, dove c'è la sfera del drago che ci aspetterà. Cambio di programma, ragazzi, scusatemi un attimo. Voglio andare semplicemente di qui, E poi nella parte 14 faremo il nostro obiettivo. Ci andremo al nostro obiettivo, le sfere. C'è un punto di salvataggio qui nelle vicinanze che posso usare? Forse sì, esatto, forse andando di qua. Bene, allora ragazzi, dicevo, ci si becca nella parte 14, spero vi sia piaciuta questa. Votate, commentate, iscrivetevi al mio canale e io vado a cucinare e poi a cenare. Bene, a presto dal vostro Vegeta e dal vostro Giorno 92.